Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing. Ho acquistato una cosa che non vedevo l'ora mi arrivasse per mostrarvela, perché l'ho già acquistata anche l'anno scorso. Naturalmente ve l'ho già spoilerato nella copertina, ma facciamo finta che voi non lo sappiate ancora. Ma ragazzi, prima di cominciare, naturalmente vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri senza minimo di spesa. E volevo mostrarvi anche queste mascherine che mi ha inviato Pumpling. Questa qui, ad esempio, è a tema Tetris. Io le sto già usando al lavoro, sono molto molto carine. Ho anche quella della casa di carta. Qualora voleste vederla, seguitemi su Instagram, antonio.seria, perché la metterò lì e ve la farò vedere. Ragazzi, guardate quanto sono carine. Sono davvero molto molto comode. Non stringono. Io al lavoro ho il problema che a volte mi stringono troppo le mascherine e quindi mi danno proprio fastidio, mi fanno male le orecchie. Invece questa qui, che è una cover per mascherine, quindi all'interno va inserita la mascherina chirurgica, sono molto molto comode, perché gli elastici sono davvero molto molto a misura, almeno per quanto riguarda la mia faccia. Quindi sono davvero molto soddisfatto. Questa è a tema Tetris, ma c'è anche questa qui con le paperelle della cravatta di Barney Stinson. Chi è fan di How I Met Your Mother sicuramente la riconoscerà. Ho anche quest'altra qui con Pac-Man. Come vi dicevo, al lavoro ne ho una della casa di carta. Sono davvero molto belle, costano pochissimo, circa 2,90 euro. E naturalmente potrete usare anche il codice sconto del 20% 7Potter. Quindi ragazzi, tutti i link sotto in info box. Primo pacchetto mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Pictures Home Entertainment, che io ringrazio sempre tantissimo, e mi hanno inviato, vediamo un po', sono dei Blu-ray, vai, fighissimo, ragazzi, mi hanno inviato The New Pop. È una serie che volevo assolutamente recuperare. C'è la prima stagione The Young Pop e la seconda è The New Pop. Volevo vedere da tantissimo tempo questa serie, non ho avuto mai l'occasione di farlo. È una serie con Jude Law ed è molto molto interessante. The Young Pop e The New Pop, si parla ovviamente della Città del Vaticano, degli intrecci, dei misteri che ci sono dietro l'elezione di un papa, tutti gli intrecci politici. Queste cose mi piacciono davvero tantissimo. È una cosa che mi piace molto all'interno di una serie TV. Infatti vado matto per The Crown, perché è una serie comunque molto politica. Mi piace scoprire tutti i meccanismi dietro una monarchia, che alla fine è quello che è anche la Città del Vaticano. È una monarchia, visto che il capo di Stato è il Papa. Quindi sono davvero contentissimo, non vedo l'ora di guardarlo. Ringrazio tantissimo Universal e fatemi sapere voi nei commenti se ne vale la pena, se è una bella serie TV. Ma prima di passare oltre, vorrei vedere di quanti Blu-ray stiamo parlando, come sono strutturati all'interno questi cofanetti. Partiamo da questo, con The New Pop di Sorrentino, ovviamente. Sono diretti da Sorrentino, per chi non lo sapesse. Ed ecco qui che abbiamo ben tre Blu-ray. Sono molto molto belli, perché sono tutti e tre serigrafati, quindi una cosa non da poco. Quindi c'è molta molta cura. E all'interno abbiamo anche dei contenuti speciali. Qui si parla del passaggio dal primo e la seconda stagione, delle pillole, dello speciale con delle scene inedite, quindi molto molto interessante. E questa invece dei Young Pop è la prima stagione, sempre creato e scritto da Sorrentino. Quindi ogni tanto anche noi italiani, devo dire che siamo in grado di sfornare dei buoni prodotti e non solamente delle schifezze. Ecco che abbiamo il primo disco con l'abito talare del Papa, quello bianco. Poi abbiamo il secondo e il terzo, credo siano quelli dei cardinali e degli arcivescovi. E poi abbiamo questo qui, l'ultimo, che è sempre bianco, quindi credo sempre del Papa. Però ragazzi, sono molto molto belli, molta cura in questo prodotto, quindi assolutamente è da consigliare secondo me. E naturalmente è fatto sì da Sky, ma in collaborazione con HBO, quindi comunque una gran bella produzione. Grazie mille, sono molto molto contento ragazzi, tutti i link sotto in info box. Il prossimo pacco, quello potteriano, è qui davanti a me, ma prima di aprirlo voglio ancora tenervi un attimo sulle spine, perché ragazzi,
Io voglio segnalarvi anche un libro che mi ha inviato Fazzi e che ringrazio tantissimo durante l'estate, che al momento non ho fisicamente qui con me perché mi è piaciuto talmente tanto che l'ho prestato già al mio migliore amico per farglielo leggere. E ragazzi, si tratta di Un uomo a pezzi di Francesco Muzzo Pappa. Chi mi segue da tempo sa benissimo quanto a me piacciono i libri di Muzzo Pappa, ve ne ho già consigliati altri, come ad esempio Una posizione scomoda, Affari di famiglia. Devo dire che sono tutti libri che mi hanno fatto morire da ridere, anche Heidi, il libro precedente, o Dente per Dente, sono tutti titoli che vi straconsiglio. Muzzo Pappa è il mio autore italiano umoristico preferito, quindi secondo me, ragazzi, qualora voleste fare una lettura spensierata che naturalmente vi strappi qualche risata, assolutamente consigliate i libri di Muzzo Pappa. E in questo libro, invece, che è diverso dal solito, appunto si intitola Un uomo a pezzi, è una sorta di biografia di Francesco Muzzo Pappa, ma dove lui racconta vari episodi della sua vita che vi faranno un po' capire di chi stiamo parlando e anche della sua compagna. Si parla molto della sua compagna all'interno di questo libro e ragazzi è spassosissimo, ci sono degli episodi davvero esilaranti, si parla di viaggi catastrofici dal nord verso il sud, primi lavori, come è stata la sua vita inizialmente a Milano quando si è trasferito. È davvero molto molto divertente, ve lo consiglio tantissimo. Trovate il link sotto in info box sia a Un uomo a pezzi che a tutti gli altri suoi libri. Ma adesso è giunto il momento, quindi andiamo ad aprire questa scatola e vediamo cosa ho acquistato su Amazon. Ragazzi, l'ho acquistato su Amazon semplicemente perché aveva il prezzo più basso. Io l'anno scorso l'ho preso su eBay, mentre quest'anno ho deciso di prenderlo su Amazon dopo una lunga ricerca per il prezzo migliore. Ma di cosa sto parlando? Naturalmente sto parlando del calendario dell'avvento di Harry Potter. Qui alle mie spalle vedete quello dell'anno scorso che era appunto a tema banchetto nella sala grande dove abbiamo trovato l'albero di Natale, i tavoli. Abbiamo trovato i giocattoli, i regali, un mini espresso per Hogwarts. Era molto molto carino. Abbiamo trovato anche, se non ricordo male, il professore Silente, la McGranitt, Vitius. Molto carino. Mi è piaciuto un sacco perché l'anno scorso l'ho aperto ogni giorno, dal 1 dicembre al 25, assieme a voi, nelle storie di Instagram. Ogni giorno pubblicavo una storia e lo aprivo assieme a voi. Quindi, quando ho visto che anche quest'anno Lego ha annunciato questo calendario dell'avvento, dovevo assolutamente prenderlo così da condividere con voi l'apertura giorno per giorno. Io potrei anche aprirlo tutto adesso, ma sinceramente, come l'anno scorso, non mi va, non mi piace comprare una cosa come un calendario e doverlo aprire totalmente in un unico video, tanto per fare delle views. Sono molto più contento di condividerlo con voi su Instagram e di aprirlo assieme a voi. Ed eccolo qui. Quest'anno il calendario dell'avvento di Lego che trovate su Amazon al prezzo più basso disponibile, io vi metto il link sotto in info box, l'ho pagato 29,90 € incluso di spedizioni perché è Prime, ma credo che costando 29,90 anche non avendo Prime dovrebbe essere gratis la spedizione perché è venduto e spedito da Amazon. Ragazzi, quest'anno di cosa si tratta? Si tratta del ballo del ceppo, quindi molto molto interessante. Come possiamo vedere già dalla scatola, ci sono alcuni dei prodotti, dei pupazzi, dei personaggi, chiamateli come volete, che possiamo trovare all'interno, anzi che troveremo all'interno. E abbiamo Harry col suo abito da cerimonia con l'invito del ballo del ceppo, abbiamo Padma. E abbiamo anche Ron, sicuramente all'interno c'è anche Hermione e se non sbaglio abbiamo anche Cho Chang. E poi abbiamo moltissimi altri accessori iconici del ballo del ceppo, come ad esempio il grammofono enorme della professoressa McGranitt, abbiamo anche il pianoforte con un microfono per il concerto e abbiamo anche questo che è un pacchetto regalo a forma di scopa con una lettera attaccata sopra. E invece, girando la scatola, ecco che vediamo anche il famoso tavolo imbandito con tutti i vari bicchieri di cristallo, tutti i succhi del ballo del ceppo. Abbiamo un divano e un camino con una calza. Poi c'è nuovamente un albero di Natale, ma questa volta è tutto bianco, quindi da interno. Mentre invece l'anno scorso abbiamo trovato l'albero di Natale innevato da mettere
in esterna e poi gli immancabili regali. Ma abbiamo naturalmente 24 caselle da aprire assieme e quindi ci saranno anche molte altre cose. Ma adesso voglio anche farvi vedere com'è lo scenario. Basta tagliare lo scotch che dovrebbe essere qui, non vorrei rovinarlo, eccolo. Ecco qui, ci siamo, l'abbiamo aperto e ragazzi adesso vi mostro com'è l'interno. Eccolo qui, nella parte bassa abbiamo un pavimento in pietra con della neve, quindi siamo stavolta all'interno della sala grande e poi ecco che abbiamo gli alberi enormi posizionati davanti al tavolo dei professori e sotto tutti i regali e le varie caselle da aprire. È anche abbastanza pesante, ricordo che l'anno scorso mi erano avanzati moltissimi pezzi, quindi davano molti pezzi extra che non vedo l'ora di poter avere, così da poter mettere da parte con tutti gli altri pezzi extra che ho accumulato in questi anni, praticamente un set Lego a parte totalmente in omaggio. E ragazzi, sono davvero super super soddisfatto, sono contento di averlo beccato, anche di averlo preso a un prezzo abbastanza accessibile. Alla fine sono 24 caselle, vengono a costare 30 euro, siamo a poco più di un euro per ogni casella, quindi direi che ci sta. I Lego, come sappiamo, costano parecchio e quindi non mi aspettavo niente di più e niente di meno. Io spero non rimaniate delusi dal fatto che io non l'abbia aperto completamente, basta cercare su YouTube e sicuramente troverete tutti i video che volete, ma qualora vi facesse piacere seguitemi su Instagram antonio.seria, dove lì dal 1 dicembre lo apriremo assieme. Quindi ragazzi, fatemi sapere se anche voi comprerete il calendario dell'avvento Lego di Harry Potter quest'anno e ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io a questo punto vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici e io vi prometto che ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!